Un nuovo traguardo per la concessionaria Pasquarelli Auto che si aggiunge ai tanti già consolidati. Il nuovo Terminal Audi Pasquarelli Auto. Un brand premium tra la rosa dei 12 marchi che la concessionaria Pasquarelli Auto rappresenta in concessione esclusiva territoriale. Vincenzo Bavalà, direttore vendite di Audi Italia, oggi qui con Pasquarelli Auto si consolida la vostra presenza, la presenza di Audi sul territorio. Buonasera a tutti, sì, effettivamente grazie alla famiglia Pasquarelli Audi torna a Pescara in maniera molto molto importante per garantire quelli che sono i servizi di mobilità premium proprio del nostro marchio. Audi Future is an attitude, il suo modo di esprimersi, il suo modo di essere, vuole appunto garantire, grazie alla presenza di questa nuova realtà imprenditoriale, la Pasquarelli Auto, l'opportunità di far provare, testare e poi l'opportunità di comprare, noleggiare quelle che sono le nostre vetture. Vetture assolutamente premium, vetture che vanno dalla piccola A1 che possono arrivare fino alla potente R8, quindi un marchio che può garantire emozione, un marchio che può garantire affidabilità, un marchio che può garantire assolutamente la certezza di una mobilità sostenibile, che è quello che Audi vuole garantire qui anche a Pescara. Massimo Faraò, direttore marketing di Audi Italia. Audi sta veramente realizzando una vera e propria rivoluzione tecnologica all'insegna dell'innovazione. Sì, è così. Audi Italia sta interpretando quello che Audi più in generale sta facendo, e l'innovazione consiste nel anticipare, adeguare, progettare, sviluppare soluzioni nel design, nella digitalizzazione, nella sostenibilità e nella performance che in qualche modo ci proiettino in una situazione che ci consenta di affrontare i temi legati al pianeta, i temi legati alla sicurezza, i temi legati a tutto quello che in qualche modo è una nuova visione, un nuovo criterio di mobilità premium. Quindi questo è in qualche modo quello che stiamo facendo. Lo stiamo facendo attraverso un progressivo affiancamento alla gamma benzina e diesel di vetture ibride o completamente elettriche. Al 2026, per intenderci, avremo in gamma oltre 20 vetture completamente elettriche, e poi progressivamente affiancheremo a queste vetture un sempre minor numero di vetture a benzina e diesel fino al 2033, dove andremo in un definitivo run out. Tutto questo fatto con soluzioni innovative e tecnologiche finalizzate a garantire sicurezza, semplicità d'uso e una qualità della vita a bordo straordinaria per chi è all'interno delle vetture, e sicurezza anche per chi è all'esterno delle vetture. Quindi in qualche modo l'azienda si pone un obiettivo di qualificare la presenza e dare del valore a chi guida e a chi guarda chi guida. Ecco, è corretto dire che l'emblema dell'innovazione Audi è il nuovo concept Active Sphere, davvero una vettura avanguardista, 600 km di autonomia, parliamo di un veicolo elettrico, pilota automatico, insomma sono veramente tantissime le novità, addirittura degli occhiali per viaggiare in un mix tra realtà e realtà virtuale, è così? Sì, sì. L'Active Sphere, questa a cui fa riferimento, è l'ultima delle quattro sphere. Sono quattro prototipi che anticipano tecnologie e soluzioni dinamiche che saranno parte del nostro prodotto di serie nel futuro. E queste chiaramente però non sono la sola risposta che l'azienda dà dal punto di vista della presenza e della volontà di stare sul mercato nel futuro. L'azienda fa
e trova soluzioni sul prodotto di questa natura qui, e poi trova soluzioni industriali per poter lavorare sulla decarbonizzazione, quindi i nostri stabilimenti che producono vetture elettriche sono già completamente carbon free. Gli altri stabilimenti nel corso dei prossimi 3 anni si adegueranno a questo tipo di situazione. L'azienda nel 2030 sarà, rispetto ai livelli di emissione del 2018, il 50% più bassa. Quindi c'è una scelta che lavora sul prodotto e quindi offre vetture completamente sostenibili, innovative, che curano l'interesse della società, l'interesse dell'individuo e l'interesse del guidatore da una parte, e dall'altra industrialmente sta razionalizzando il proprio footprint per garantire, come dire, un impatto che progressivamente negli anni tenderà ad azzerarsi. Ed ecco noi Marina Tristani, responsabile marketing della concessionaria Pasquarelli Auto, un nuovo tassello, un nuovo brand che si aggiunge alla rosa dei 12 marchi, una nuova avventura, ce la vuoi raccontare? Esatto, il marchio premium che arriva dopo 36 anni di attività, perché la Pasquarelli Auto SPA è un'azienda che è stata fondata nell'86 da Giancarlo Pasquarelli, che oggi riveste la carica di presidente. Audi arriva insieme ad altri 12 brand, oggi fa parte dell'offerta nuovo, vetture nuove, insomma, Pasquarelli Auto, a cui si aggiunge anche l'offerta usato, 5 brand anche lì rappresentati, e Second Life, che è il nostro marchio l'usato, di cui andiamo molto fieri. Con una struttura veramente molto molto bella, questa una serata anche emozionante, l'età dell'eccellenza, come mai la scelta di questo nome per presentare queste novità? Io credo che ci siano varie età in cui si maturano diverse consapevolezze, no? Quando si arriva all'eccellenza è perché si è sedimentato un po' quel know-how professionale, di competenza, insomma, specializzato. In questo caso parliamo di automotive, parliamo della passione di una famiglia, la famiglia Pasquarelli, che ha investito nella crescita di un'azienda che pian piano si è strutturata non soltanto per effettuare delle vendite di prodotto, ma soprattutto vendite di servizio, fidelizzare il cliente, puntare alla customer lifetime value, no? Che fondamentalmente è il valore per tutta una vita, quindi trovare più occasioni nell'arco di tutta la vita di un utente di vendere soluzioni di mobilità, perché ecco, questo è l'obiettivo che ci poniamo: soddisfare soluzioni di mobilità, significa anche quindi lavorare sui servizi, pacchetti di mobilità. Stiamo lavorando con il comune di Pescara ad un progetto di car sharing. Stiamo investendo tantissimo in cultura dell'innovazione, sia per l'elettrificazione sia proprio per la sostenibilità, intesa come efficientamento per esempio delle flotte aziendali. Ecco, sulle flotte aziendali stiamo facendo un ricchissimo lavoro, abbiamo dedicato un'unità di business dove ci sono degli interlocutori unici che risolvono un po' l'annoso problema che hanno le aziende di avere una specializzazione di un certo tipo che aiuti ad efficientare i costi e a strizzare l'occhio alla sostenibilità con tutte le nuove sfide che ci aspettano in ambito di bilancio di sostenibilità, certificazioni verdi e così via. Un altro tassello importante è quello della formazione, perché la Pasquarelli Auto sta collaborando anche con l'Università di Chieti Pescara. Esatto, con l'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, grazie a questa partnership che abbiamo appena formato, abbiamo lanciato un master che si propone di formare professionisti dell'automotive, che sappiano di distribuzione, quindi di vendita dell'automotive, ma sappiano anche di nuova mobilità, quindi cultura dell'elettrificazione, sostenibilità e gestione dell'efficientamento dei costi, insomma. E questo master partirà a fine mese, sono aperte le iscrizioni e siamo molto contenti di aver riportato sul territorio un'esperienza che avevamo maturato negli precedenti 5 anni con l'Università Sapienza di Roma e Move Your Mind, che è una società di formazione specializzata in automotive. Il Feluma Bistrò è un'altra importante novità di questo nuovo progetto della Pasquarelli. Esatto, siamo molto felici di accogliere, insomma, nel network Pasquarelli Auto anche questa attività che si occuperà di ristorazione, ma che fondamentalmente nasce per accogliere la nostra community di persone che quotidianamente sono fuori per lavoro, che insomma hanno bisogno di un posto in cui pranzare, cenare, fare colazione e vivere momenti di intrattenimento, scegliendo comunque prodotti del territorio, quindi sani, salubri, e anche un menu wellness che sarà dedicato appunto a cibo che nutre,
prodotto senza perdere, diciamo, i suoi valori nutrizionali. E, insomma, tanto interessante per tutti coloro che sono attenti anche alla forma fisica e soprattutto quella mentale, insomma, la lucidità. Beh, non resta che venire a visitarvi, ma per tutti coloro che volessero trovare informazioni in più, dove devono andare? Cosa possono fare? Beh, in primis li inviterei a scoprire il Feluma Bistrò in via Adige 15 a San Buceto. E poi abbiamo il nostro portale pasquarelliauto.it, dove raccogliamo tutte le news della nostra community, appunto. Poi abbiamo tutti i canali social, sia Instagram che Facebook, anche dedicati a felumabistrò.it, insomma. Vi aspettiamo in via Adige 17, il nuovo terminal Audi Pasquarelli Auto, e in via Adige 15 con il Feluma Bistrò.